Pillole di economia per tutti, noi naturalmente ve ne diamo sempre una al giorno con il nostro esperto, il dottor Zara, grazie di supportarci. Allora, portiamoci ai lati dolenti dell'economia, ovvero chi sta soffrendo più di noi, che è la Grecia, ci siamo vicini comunque, dicono. Qual è la situazione in Grecia? Che prospettive ci sono? I mercati che segnali danno? Se ne parlano, se ne parlano, noi viviamo un po' alle dipendenze di quel che ci viene raccontato. Diciamo, in altri periodi, i titolisti di giornali avrebbero avuto lavoro facile, no? Le borse crollano sotto il pericolo Grecia, infatti non sta succedendo quasi nulla, anche se la Grecia è la terza volta che sta cercando di rinegoziare i suoi debiti che ammontano a circa 300 miliardi di euro, ma di questi 300 circa il 40% è nelle loro tasche, quindi 170 è quello che è nelle banche, nelle altre banche. La BCE ha già detto non riconosciamo, non accettiamo più i titoli greci, quindi non riforniamo più di liquidità perché non li possiamo accettare. Però le banche greche hanno una scappatoia, quella di chiedere delle misure straordinarie, che devono essere comunque sempre approvate dal Consiglio BCE, e fare vendere quello che hanno, altre cose buone che hanno nelle loro casse, quindi anche titoli di altra natura che non siano titoli di Ma non Stato. lo fanno per quale ragione? Ma diciamo che la dice lunga un po' la carta d'identità del loro ministro delle finanze, Varoufakis, che è un classe 61, quindi relativamente giovane, della stessa classe dell'economista francese che ha scritto il bel libro sul capitale, il nuovo capitale. Che si è distinto tra il 95 e il 91 per alcune pubblicazioni sul gioco. Lui è laureato in Inghilterra, adesso a Birmingham, mi pare, e le regole del gioco, vuol dire la reazione, le reazioni, studia le reazioni a situazioni di tensione e crisi, o Quindi situazioni gioca di competitive. psicologia Assolutamente sì, politica. assolutamente sì. Quindi sostanzialmente loro hanno disconosciuto la Troica, quindi quel comitato fatto da Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario, ci ha parlato assieme, ci ha detto, boh, cerchiamo altre strade, vogliamo uscire dagli accordi presi precedentemente, stanno perseguendo la strada di colloqui singoli con noi, con la Francia, con la Spagna, quindi cercano alleati per trovare delle situazioni. È un gioco un po' tattico, un po' psicologico. Non voglio più gli accordi di prima, ma voglio dilazio, più tempo, questa richiesta di più tempo. È un po' un braccio di ferro prolungato. Mi sembra che dall'altra parte, soprattutto da parte tedesca, non ci sia disponibilità. E Esatto, non c'è disponibilità, come anzi, andrà a per finire non riusciamo a saperlo. il fatto che non ci sia disponibilità blocca insomma la situazione, può rendere anche difficile per noi qualche cosa oppure no, perché si diceva se apre la strada se si apre la strada alla Grecia, poi l'Italia ci va Sì, ma difatti loro ci hanno tirati per la giacca, no? Ma anche noi, beh, è inutile che ci fate tanto la morale perché anche voi italiani siete presi, se non come noi, quasi come noi. In realtà il problema Grecia non è legato tanto all'ammontare del loro debito, che è circoscritto. Cioè per loro è tanto, però nella valutazione generale non è una cosa colossale. Beh, abbiamo 7 volte il loro debito, ma anche la Germania ha 7 volte il loro debito. Noi abbiamo, No, no, sempre relativamente a. il problema è non creiamo un precedente. Altrettanto è vero che poi salta all'occhio un po' queste difficoltà, quasi peccato originale dell'euro, no? Una unione bancaria e Ma non monetaria, fiscale. ma non fiscale, non politica. In uno Stato federale, pensi, una cosa già non potrebbe mai succedere negli Stati Uniti, in cui, che ne so, la North Carolina, la California, il loro governatore vada in giro a dire ma noi non paghiamo i nostri debiti, andiamo a vedere se quello della California o quello del New York, magari è d'accordo con noi, sarebbe Insubordinazione. inconcepibile, no? In realtà noi abbiamo vincoli e un peccato originale che va risolto, altrimenti non si chiamerà Grecia, si chiamerà qualcos'altro, ma il problema a quel punto non sarà più risolvibile. Cosa dovrebbe fare la Grecia in pochi secondi?
Ma lei vuole pagare i propri debiti, ha proposto delle soluzioni, delle dilazioni lunghissime, ha proposto di sostituire le obbligazioni, i titoli di Stato che hanno una scadenza precisa o titoli di Stato che non hanno una scadenza precisa. Questo non è piaciuto e quindi non va bene come soluzione, devono trovarne pensarne altre. A questo punto il Ministro dell'Economia deve attivare la sua fantasia creativa per trovare altre soluzioni che piacciono alla Germania. Come diceva quel famoso film, pensieri e parole possono cambiare il mondo, ci vogliono pensieri e parole diversi da quelli che sono stati utilizzati adesso. Grazie mille, allora con questo chiudiamo anche questo capitolo, noi naturalmente ci ritroviamo domani, grazie.